un po' di paura c'è, concedetemi un po' di paura, perché se la Juventus e il Chelsea nei prossimi giorni si troveranno nuovamente a parlare di questo nome sul tavolo, cioè Matthijs de Ligt, poi paura ce l'ho. Ecco, non posso prendervi in giro, sono sinceramente preoccupato per de Ligt, perché secondo me in questo momento la difesa della Juve è una situazione abbastanza difficile, dove serve un altro centrale di difesa per sostituire Giorgio Chiellini, non a livello numerico, perché ad oggi hai De Ligt, Bonucci, Gatti e Rugani, quanto più a livello qualitativo, dove mi aspetto una cessione di Rugani e un innesto di qualità per avere due titolari e mezzo, se non tre, a disposizione. Penso che per una squadra come la Juve sia necessario, dato che davanti stiamo parlando di Zaniolo, di Di Maria, centrocampo, di Pogba. È un po' come il meme del cavallo, tutto disegnato bene davanti e poi dietro la coda disegnata malissimo a mano. No, era viceversa, la coda fatta bene e la faccia disegnata a mano. La Juve ha bisogno di coprirsi in ogni reparto. Ed è ovvio pensare che nel momento in cui cedi addirittura l'unico giocatore futuribile lì di dietro, di livello, allora se già te ne serve uno, poi te ne serviranno due. E quindi due cessioni, De Ligt, Rugani e due innesti, due ingressi. Vi abbiamo già parlato, vedremo che cosa succederà. A tal proposito, poi oggi abbiamo fatto su Twitch, anzi ieri, perché vedrete il video di mattina, una live reaction alle carriere che poi vedrete qua su YouTube, provare a vendere De Ligt e vedere se lui vince la Champions. Una cavolata che abbiamo fatto, ma ci siamo divertiti un sacco, ve la riporterò sotto forma di video. E niente ragazzi, diciamoci la verità, la Juventus ad oggi deve ascoltare. Perché? Perché c'è un problema. Matthijs de Ligt, sto contratto, non lo vuole rinnovare. È un conto se a noi tifosi, che ci affezioniamo ai calciatori, conto sulle società che non possono assolutamente farsi trovare impreparate di fronte a un calciatore che non vuole rinnovare il contratto. E dato che scade il 2024, non può assolutamente rischiare la Juventus di venderlo tra un anno, con un solo anno alla scadenza, dove diventa appetibile per tanti e il prezzo cala. Se oggi devi vendere De Ligt, se devi vendere De Ligt perché non vuoi rinnovare, lo devi fare oggi. E il Chelsea si è fatto avanti, e aveva proposto Timo Werner, che aveva già accettato, la Juventus non era proprio convinta. Potrebbero esserci altri nomi sul tavolo, in questo momento non sono ancora venuti fuori, però attenzione che a un certo punto è saltato fuori il nome di Skriniar, che è conteso dal PSG, cercato dal PSG, che ha pronto un'offerta per l'Inter, ma a quanto pare pure il Chelsea sarebbe sulle tracce di Skriniar. Vi faccio una domanda, voi sareste sorpresi di vedere sia Skriniar che De Ligt al Chelsea? Io no. Perché ha perso due difensori che sono Christensen e Rudiger, e quindi probabilmente due difensori dovranno fare l'ingresso. Hanno alleggerito con Lukaku anche un monte ingaggio abbastanza alto. Io non credo che il Chelsea abbia particolari problemi a livello economico, ed è vero che alla Juventus ha provato a offrire una contropartita, che è Timo Werner, ma io Werner e 40 milioni non li prendo. Faccio un gioco con voi, vi faccio una domanda: se dovesse essere un giocatore da scegliere, è una contropartita economica, una contropartita tecnica e un corrispettivo economico. Per chi? Io vi dico, io ho un debolissimo per Kanté, che è vero che è un classe 91, quindi trentenne, è vero che negli ultimi anni qualche infortunio di troppo, però è un giocatore che a me piace tantissimo. Probabilmente 60 milioni di Kanté li accetterei. Se dovessero arrivarmi con l'offerta e dirmi: guarda, De Ligt lo vogliamo, 60 milioni di Kanté, il primo impulso che ho è quello di accettare l'offerta. Poi ribadisco, è il primo impulso e magari dovrei poi andare a controllare anche un po' di cartelle cliniche, dato che il ginocchio sta facendo un po' arrabbiare, però è un'offerta che, sono sincero, mi farebbe ballare, ma mi fa ballare nel momento in cui appunto De Ligt non vuole rinnovare, perché il problema non è il Chelsea, cioè facciamo finta, no? Il Chelsea compra Skriniar. E quindi non prende De Ligt, fermo restando che secondo me li potrebbe prendere tutti e due. Prende Skriniar e quindi non prende De Ligt. E allora magari il PSG che cercava Skriniar dice: allora lo prendo io De Ligt. Cioè non è tanto il problema della squadra, perché di squadre interessate a De Ligt ce ne sono e ce ne saranno, perché il calciatore non si discute. Il punto è che se non vuoi rinnovare con la Juve diventa complicato. Ed è un po' la stessa situazione che si sta portando dietro Koulibaly, per dire, perché al contratto che va in scadenza tra poco, oggi percepisce 6 milioni dal Napoli, a quanto pare ne sono stati offerti 3 per rinnovare e non lo vuole fare. Che è un po' anche, se vogliamo, la situazione di Zaniolo, che ha il contratto in scadenza 2024 e a quanto pare la Roma in questo momento non vorrebbe rinnovarlo, vorrebbe farlo al termine del mercato, ma Zaniolo vorrebbe avere più certezze, perché se rinnovo magari posso rimanere alla Roma, se non rinnovo allora mi guardo intorno, non vuole rimanere nel limbo.
la Juve vuole rinnovare Koulibaly, Koulibaly non vuole, De Ligt non vuole rinnovare De Ligt con la Juve. Zaniolo vorrebbe capire qualcosa sul rinnovo, la Roma non vorrebbe fare, sono due situazioni simili perché la scadenza è la stessa ma opposte. E sappiamo bene che poi i calciatori, quando prendono il coltello alla parte del manico, vinca loro. Vinca loro perché ad oggi è più facile per i calciatori avere potere, proprio per quello che dicevamo prima. Le società poi non possono rischiare di perdere i calciatori a pochi soldi. Quindi che si possano spostare Koulibaly, Zaniolo, De Ligt in questa sessione di mercato lo vedo molto facile a questo punto, perché ricorderete che io ero dell'idea di difficile vedere De Ligt che si sposta. Oggi lo sto prendendo sempre più in considerazione e la vedo una cosa sempre più probabile. Che lo accetto, lo prendo. E cosa devo dirvi, ragazzi? È ovvio che rimango sempre lì, poi allora ne servono due, e due forti ne servono. Dall'altra parte si sta ragionando sempre sul fronte Zaniolo, perché a quanto pare la Roma non è che sia proprio così presa dal momento, dall'idea di Arthur come contropartita tecnica. La Juve probabilmente, ragazzi, a 50 milioni non ci arriva. 50 milioni per Zaniolo non li tira fuori, ma sono anche abbastanza d'accordo, perché faccio un esempio: Gabriel Jesus è andato all'Arsenal per 55 milioni di euro e non penso che si possa mettere a confronto l'esperienza dei due calciatori, che sono tra l'altro, non dico coetanei, ma forse quasi, cosa hanno, uno o due anni di differenza l'uno dall'altro, uno che viene da anche due crociate. Ci sono tante cose da prendere in considerazione quando si vanno a fare questi tipi di investimenti, e io dico sempre anche l'esperienza internazionale, perché conto è De Ligt, un conto è Koulibaly, un conto è Bremer, sono giocatori che hanno veramente dei curriculum differenti, perché hanno già disputato partite ad alto livello, alcuni di più, alcuni di meno, alcuni zero. E per una Juve che sta cercando di tornare a dei livelli competitivi in Italia e in Europa, sono cose da tenere in considerazione serissima, che è anche un po' il mio dubbio su Berardi, no? Quando dicevo, sei, vabbè, Berardi al posto di Di Maria. Ed era anche un po' il mio dubbio su Zaniolo, a dire, se vabbè, Zaniolo invece che Di Maria. Invece se mi dite che ne facciamo due, allora ci sto, sono d'accordo, perché so che Di Maria mi copre quella parte lì e so che poi uno come Berardi, uno come Zaniolo può essere utile. Poi io sono dell'idea che se si vuole investire su Zaniolo un buon tesoretto, una ventina, 25 milioni di euro più una contropartita, si può fare alla grande. Berardi ha qualche anno in più rispetto a Zaniolo, dipende anche lì dal prezzo. È ovvio che se Berardi magari lo porta a casa con 15 milioni di euro, fare Berardi e Di Maria lo faccio alla grandissima, perché poi Berardi non sarebbe il titolare della Juventus ma una riserva. Cioè passare dall'idea di avere, che ne so, Dybala e Bernardeschi e passare a Di Maria e Berardi o Di Maria e Zaniolo, penso che sia un upgrade di livello. Così come ad oggi, se proprio vogliamo estremizzare, Pogba prende il posto di Ramsey all'interno della rosa della Juventus, perché è l'unico che era partito ed è l'unico che è arrivato Pogba, se proprio vogliamo estremizzare. È ovvio che non è così, però numericamente è così. E poi davanti però secondo me serve allora un terzo colpo, addirittura. So che in questo momento parlare di tre colpi davanti può preoccupare, però credo che sia necessario, penso che sia abbastanza necessario, perché la Juventus davanti in questo momento ha Vlahovic, ha Chiesa, eventualmente Di Maria dovesse arrivare, Moise Kean, che però sappiamo essere giocatore che può partire, può uscire, sono pochi. Cuadrado, se vogliamo considerarli davanti, sono pochi. Poi vari Sule, Ake, se li vogliamo considerare prima squadra. Insomma, la Juve dovrà fare qualcosa e tre colpi potrebbe essere davvero il modo giusto. Chiudiamo su Dybala. Sappiamo che Dybala sta continuando ad avere qualche problema. Ragazzi, io me lo state chiedendo in tantissimi, che cosa ne pensi di Dybala che vorrebbe tornare a Juve, di Dybala che cambia procuratore, di Dybala di qua, di Dybala di là. Resta Dybala, non è più il calciatore della Juventus. E questa è l'unica cosa che conta in questo momento. Anzi, ad oggi lo è, 28 giugno, tra tre giorni non lo sarà più. Quindi la Juve oggi non sta pensando a riportare a casa Dybala. Dybala probabilmente sta cercando di capire dove andare a giocare la prossima stagione. Vediamo se sarà davvero l'Inter. Proprio di così, sinceramente, mi importa poco, perché ragazzi, per quanto bene possa aver voluto Dybala nel corso dell'avventura alla Juve, oggi lui non è più un calciatore della Juve e dovrà concentrarsi e capire dove proseguire la sua carriera al meglio, e vediamo se sarà un nostro rivale per lo scudetto già dall'anno prossimo o se sarà un rivale per la Champions, perché magari andrà a giocare fuori dall'Italia. Fatemi sapere un po' che cosa ne pensate, fatemi sapere anche sul discorso trattativa Chelsea, un giocatore, una cifra, per cosa vendereste De Ligt. Fermo considerato che io De Ligt non lo venderei,
in una situazione del genere, ragazzi, diventa abbastanza doveroso ragionare su come massimizzare la cessione di De Ligt.